a Fagnanolona la festa di Sant'Anna. Tutto è pronto e predisposto a Fagnanolona per festeggiare nella giornata di domani Sant'Anna. Le celebrazioni incominciano questa sera. Cominciano stasera con un concerto bandistico al Castello Visconteo, molto bello perché abbiamo già fatto una volta, ma a grande richiesta l'hanno rivoluto questi ragazzi qua che suonano molto bene, ecco. E poi domenica sera il Santo Rosario con chiusa la strada qui, che l'anno scorso avevamo circa 200 persone, cioè la gente ormai comincia a sentire Sant'Anna. A quasi un anno dallo scempio subito dalla cappella, in quell'occasione lo ricordiamo, vennero rubate 5 tele e 3 antichi messali, si riparte dunque, con ancora un po' di amarezza, mista però a speranza. Beh, un po' di amarezza perché insomma è stata veramente una botta questa, che ci ha veramente fatto del male, perché sinceramente non si aspettava. Dopo cancelli e cancelloni e tutto che avevamo su, ci siamo trovati via portati via tutte le tele, e i messali, 3 messali del 1600 che erano molto preziosi, molto belli. Le tele le abbiamo ritrovate, che adesso sono in restauro. Nel frattempo, per non lasciare le pareti vuote, abbiamo messo queste fotografie, tanto perché è giusto, ci sembrava logico, giusto insomma mettere lì delle foto con le fotografie delle tele che ha rubato, ecco. Adesso ripeto, vediamo quando avremo tutti questi soldi per recuperarli, che sono tantissimi. Però speriamo, ecco, nel futuro speriamo bene. Certamente i messali non li ritroveremo più, erano troppo belli e preziosi.